L'occasione di oggi è quella di cercare di approfondire la spiritualità di De Gasperi, sapendo che negli anni tanti aspetti della sua vicenda storica, politica, sono stati affrontati con competenza da tante persone, da professionisti, da persone competenti. Ecco, oggi il tentativo è quello di dar voce ad un uomo che è stato un uomo libero, libero dal potere, pur essendo un uomo di potere, libero dalla politica, pur essendo stato un uomo che sulla politica ha investito tutta la sua vita, la sua carriera, come dice lui, la sua missione, come poi corregge. Un uomo che ha amato la Chiesa, ma ha amato anche una sana laicità, quindi ha saputo anche tenere quella giusta distanza per essere a servizio davvero di tutti, senza rinunciare ai propri valori, capace di costruire alleanze con chi non la pensava come lui e con grande libertà interiore.